pochi giorni e sarà un mese esatto dalla chiusura della E45 tra le uscite di Valsavignone e Canili per il sequestro preventivo del viadotto Puleto a rischio crollo, secondo la Procura di Arezzo. Dopo l'infuocata riunione di sabato scorso a Pieve Santo Stefano, alla presenza del presidente della Regione Toscana e dell'assessore Vincenzo Ceccarelli, si attende adesso nella stessa sede la riunione dei tecnici dei comuni e della regione per stabilire i criteri con cui quantificare il danno economico per questi territori. Alla riunione erano presenti anche i sindaci della Romagna e dell'Umbria. Oggi, come non mai, ha detto Marco Baccini, sindaco di Bagni di Romagna, è necessario superare i campanilismi. Per l'attesa riapertura, seppur condizionata, saranno i periti della Procura, una volta che ANAS avrà consegnato la comunicazione di fine lavori, a stabilire se questi sono idonei. Di fatto la riapertura al traffico leggero però non risolve granché. La necessità più impellente sono i lavori sul viadotto Puleto, che potranno consentire la riapertura anche al traffico pesante. Sul fronte della viabilità alternativa, la vecchia Tiberina 3bis, chiusa dagli anni 90, è l'assessore Vincenzo Ceccarelli a confermare che gli impegni presi da Toninelli stanno andando avanti. Sì, ma su quel versante le informazioni che abbiamo da ANAS è che loro interverranno e si andrà anche verso la rinazionalizzazione. Loro stanno attendendo di avere tutte le autorizzazioni ministeriali per poter sottoscrivere la convenzione con il Comune di Pieve e poter intervenire. Hanno detto che occorrerà qualche settimana, perché ora si sono concentrati tra l'altro sui lavori per la riapertura del viadotto, però penso che sull'infrastruttura c'è comunque un'attenzione e ANAS sta agendo. Il punto debole e delicato invece è sull'alto versante, quello relativo alla richiesta di emergenza nazionale, che ad oggi non ha avuto corrispondenza, non ha avuto seguito. Credo che il governo debba una risposta a questi territori, alle aziende che vi operano, alle tre regioni che hanno fatto questa richiesta, perché ovviamente la sofferenza aumenta con il traffico chiuso, e anche quando ci sarà l'apertura, condizionata però al peso, i problemi rimarranno notevoli. Quindi è questo l'aspetto sul quale dobbiamo incalzare il governo e sul quale attendiamo una risposta.